La maestosa statua di Santo Padre è uscita dalla chiesa di San Francesco di Paola nel cuore del centro storico di Trapani nel primo pomeriggio, salutata da un autentico bagno di folla. La ricorrenza è molto sentita a Trapani, soprattutto fra la gente di mare. Le famiglie dei naviganti e dei pescatori sono molto devoti a Santo Padre, la cui immagine si trova praticamente in ogni imbarcazione trapanese. Quest'anno poi si ricordano i 600 anni dalla nascita del santo, tant'è che a Paceco, da mercoledì, si terranno una serie di iniziative, tra cui l'arrivo, per la prima volta, della sacra reliquia, la costola del santo. E naturalmente ieri tantissimi fedeli si sono riversati nelle vie del centro storico per la processione, accompagnata ormai da ben 22 anni consecutivi dalla banda musicale Città di Paceco, diretta dal maestro Claudio Maltese. Tra i momenti più suggestivi della processione, davvero molto sentita a Trapani, il saluto dei pescatori al molo peschereccio e l'omaggio ai caduti in mare presso il molo Garibaldi, con la deposizione di una corona in mare. Un momento reso ancora più toccante dalle note del silenzio. La maestosa statua del santo ha fatto rientro in chiesa attorno alle 23. A Trapani i festeggiamenti si concluderanno mercoledì con la chianata della statua sull'altare della chiesa di San Francesco di Paola. Processione ieri pomeriggio anche per le vie di Erice, dove l'immagine di San Francesco di Paola è uscita alle 15 in punto dalla piccola chiesa che si trova nei pressi di Porta Carmine per percorrere, accompagnata dai fedeli, le vie del borgo medievale. Un corteo religioso davvero molto suggestivo e sentito, che si è snodato per le vie del centro storico ericino con il sottofondo delle preghiere dei fedeli, accompagnato dalle note della banda di Valderice. E naturalmente dal grande affetto degli ericini verso il santo, senza alcuna distinzione di età. Viva la Magisca Rivola! Viva! I Muntisi, così come gli abitanti di tutto l'agro ericino, sono molto devoti a San Francesco di Paola, protettore, oltre che della gente di mare, anche di chi lavora nei campi. In passato, infatti, ci si rivolgeva al santo in caso di siccità, invocandolo per chiedere la pioggia e salvare il raccolto. Insomma, a mare come a terra, c'è sempre San Francesco di Paola che accompagna il lavoro dei marinai, così come quello dei contadini. Un sottile filo che unisce due mondi apparentemente così lontani, ma uniti dalla devozione per Santo Padre. Tant'è che l'immagine di San Francesco di Paola durante la processione viene portata al balio per la benedizione delle campagne. Ed è l'unica icona religiosa che esce dalle strade del paese per dirigersi verso gli incantevoli giardini ericini. Un altro suggestivo momento si è tenuto a Porta Trapani per la benedizione del centro abitato, con Padre Messana che ha invocato la protezione per Erice e per i suoi abitanti. Dopodiché il corteo religioso, aperto dai bambini ericini con addosso la tunica bianca e rossa, si è diretta verso la piccola chiesa di San Francesco di Paola, dove l'immagine è rientrata attorno alle 18, con il sottofondo dello scampanio e l'abbraccio della comunità muntisa.